Buongiorno a tutti, benvenuti all'incontro con Charles Forssman. Io vorrei chiedere a Charles qual è stata secondo lui la ragione per cui hanno deciso di fare una serie TV dal suo fumetto. Oh, I'm not sure. You know, the guy, Jonathan Entwistle, the creator of the show, he found the comic book in a fanzine version, a mini comic, in a shop in London, and I think he was just struck with what he told me was it felt cinematic in a way. And I think because it was so simply drawn and sparse, he could easily see how to turn it into a TV series. Beh, non sono sicuro, però il creatore dello show mi ha detto intanto che ha trovato il libro, il fumetto in una versione mini comic a Londra in un negozio. E semplicemente, stando a quello che mi ha detto, era molto cinematografico, probabilmente perché le linee erano molto semplici e era facile da trasporre poi e da crearci una serie TV sopra. Solo per questo o anche magari per l'argomento trattato? Oh, the topic. I think it's a very... Jonathan told me he liked it because it feels very American in tone, and I think that's what also attracted the production company to see how they could translate it to England, because England doesn't really have a sort of Americana road trip type story history to it, so it was a kind of a challenge for them to take that kind of thing and turn it, see what that would look like with two teenagers in England. Beh, sì, Jonathan, il creatore dello show, mi ha detto che era un argomento molto americano. E è quello che ha anche attratto la casa produttrice poi del programma, e mi ha detto che era anche difficile da tradurre in uno show nel Regno Unito, perché comunque tratta di un argomento che è tipicamente americano, ovvero il viaggio su strada, una cosa che nella storia inglese non c'è invece della storia del Regno Unito. Per cui era una sfida anche quella di vedere come riuscire a trasporre la storia in stile appunto poi britannico con una storia di due teenager e vedere come funzionava poi nel Regno Unito. Ecco, e un'altra curiosità, parlo anche di slasher, la differenza, come mai The End of the Fucking World in bianco e nero, slasher colorato? When I started The End of the Fucking World, all my comics were in black and white, and the whole sort of roadmap I gave myself with that book was that I didn't want it to be complicated, I wanted it to be drawn very quickly with just the right amount of lines, without a lot of clutter on the page, and I drew the pages very small. And it was about efficiency and getting the work done and focusing more on the story as opposed to worrying about it being too beautiful. and slasher, I had previously done two books in color, and I wanted to sort of meld a style. Actually, the guy who was just here, Jose Munoz, I'm a big fan of his, and slasher, the artwork in that is inspired by him, and I thought it would be interesting to merge color with that kind of drawing. Inspired by who, sorry? Jose Munoz? Munoz. Jose Munoz. Munoz, okay. Ok, quando ho iniziato The End of the Fucking World, stavo facendo tutti i miei lavori in bianco e nero,
E semplicemente perché mi ero dato questa linea guida, cioè dovevo seguire delle storie, fare delle storie non troppo complicate, veloci da disegnare, e le disegnavo addirittura su pagine anche molto piccole. E la parola chiave per me era efficacia. Dovevo semplicemente fare i disegni molto velocemente e concentrarmi più sulla storia, quindi non dovevano essere troppo belli, troppo complicati. E invece prima di Slasher avevo pubblicato altri due libri a colori e mi ero ispirato molto a José Muñoz e semplicemente mi sono ispirato molto al suo lavoro e ho cambiato, ho fatto le cose a colori. Ok. Volevo prima di fare una domanda a Chuck, riassumo brevemente quello che magari è il suo lavoro e quello che abbiamo detto all'incontro che c'è stato due giorni fa. Questi qua che vedete sono i due libri di Charles Forsman pubblicati in Italia. Oltre a questi ce n'è anche un altro scritto a quattro mani, scritto e disegnato a quattro mani con Max Della Dighe, che è pubblicato da Delebile Edizioni. Alessio, c'è da fare, lo so che è brutto, ma bisogna fare un cambio di posto al momento, perché altrimenti lei non riesce a sentirti. Ah, okay. Per tradurre, devo va venire bene. Là io. Sì, sì. Scusate, problemi di diretta, queste cose le dice durante okay. La diretta. E c'è un rimbombo tremendo, ma lei può leggerti la navigata. Scusami, non no, c'è. Eccomi qua, sono sempre io. E penso che ora il successo che sta avendo Charles Forsman ovviamente è in gran parte dovuto alla serie televisiva che abbiamo parlato un po' l'altro giorno. È una serie che non solo ha avuto molto successo, ma tratta con molta intelligenza la materia di origine, che è il libro di Forsman, che è sensibilmente diverso. La storia è seguita molto fedelmente. E questo è comprensibile perché Forsman è un grande narratore e sicuramente uno dei motivi che hanno portato, che hanno colpito tanto perché questa storia diventasse anche una serie televisiva è il perfetto ritmo, è il timing perfetto del racconto, e questo viene rispettato nella serie. Per il resto ci sono sicuramente dei cambiamenti, di cui il più principale è lo spostamento di ambientazione dagli Stati Uniti all'Inghilterra del Nord, e poi sui personaggi, su alcuni personaggi che vengono approfonditi in maniera diversa. E poi succede una cosa strana nella serie, che nel senso che la serie trova una forte e molto riuscita stilizzazione dell'ambientazione, delle luci, del design, mentre nel libro noi troviamo soprattutto il vuoto. È un bianco e nero molto semplice, in cui non c'è niente che non serva da una parte alla narrazione e dall'altra niente che non contribuisca a creare questo senso di desolazione generale e di pericolo che c'è nel fumetto. E volevo tornare appunto, cominciare proprio da The End of the Fucking World, al modo in cui viene disegnato. Una cosa che ho letto, che è stata detta e che in effetti io ho condiviso vedendo il libro, che i personaggi sembrano un po' come i Peanuts di Charles Schulz, che sono dei bambini diventati adolescenti non nella migliore delle maniere, diventati adolescenti male, fondamentalmente. E volevo sapere se questa era una cosa a cui lui comunque aveva pensato o se quel tipo di disegno, quel tipo di sintesi è stata importante per la sua formazione. Yeah, I grew up reading Peanuts. Charles Schulz is one of my biggest influences, one of my favorite cartoonists. And I think what he was able to do with Peanuts was, you know, even though he was writing about children and not dire circumstances, he still brought
a sadness. There was a melancholy to Charlie Brown, which comes through, which I think is just super powerful. And I think that's what you can do with very simply drawn characters. I think it's very easy for the reader to project themselves on more simply drawn characters. I think there's just something, the way our brain takes in just a dot and a line for a mouth, two dots for an eyes and a line for a mouth, that lets us put ourselves in their shoes. And I think that's what I was, why I decided to draw it like that. Sì, io sono cresciuto con Peanuts, quindi sono stato molto influenzato da quest'opera. Il creatore è stato fantastico, perché comunque, nonostante fosse una storia di bambini, questa storia comunque faceva trasparire molta tristezza, molta malinconia, soprattutto nel personaggio di Charlie Brown, quindi era una storia molto potente, diciamo. E io credo che sia molto facile per i lettori proiettarsi e rivedersi nei personaggi disegnati in modo molto semplice, quando ci sono semplicemente due punti per gli occhi e una riga per la bocca. Quindi sia molto più semplice, ecco perché ho deciso di disegnarli in questo modo. E questo funziona molto bene, diciamo che è uno dei modi per facilitare il meccanismo anche di identificazione con i personaggi. E volevo chiederti, anche in relazione agli ambienti, non solo ai personaggi, se c'è qualcosa che ti piace disegnare particolarmente e qualcosa che invece ti riesce difficile o ti dà fastidio disegnare, e se questo in qualche maniera può influire poi su quello che fai o su quello o sul procedere anche della storia del libro. Yeah, my favorite thing to draw are the characters, which I think you can probably tell from my comics. I begrudgingly draw backgrounds and the rest of the stuff, because I'm really focused on the emotion and the subtlety in characters' faces. Probably my least favorite thing to draw is cars, which is, I think, a pretty common answer. They're so easy to get wrong that it just sticks out, you know. There's cars drawn in The End of the Fucking World that I cringe at when I see that page. But one can only hope that it, because it's my hand, it matches the rest of the book, and it hopefully it all blends together. Beh, ovviamente la cosa che preferisco disegnare sono i personaggi, come si vede dalle mie storie, perché quasi sempre non compaiono, non mi concentro sullo sfondo, mi concentro sui personaggi, sulle loro emozioni, sui volti. La cosa invece che non mi piace disegnare sono le automobili, perché semplicemente è difficile farle, è facile sbagliarle. E ci sono automobili in The End of the Fucking World, e ogni volta che le vedo nella pagina storgo un po' la bocca, però alla fine dico, riguardo il fumetto, dico, viene tutto dalla mia mano, per cui alla fine tutto funziona, ecco. No, sì, alla fine tutto è in armonia con il resto, insomma, perché nel momento in cui la sintesi funziona. Volevo tornare su quello che diceva anche Paola a proposito del passaggio al colore di Slasher in particolare. Abbiamo parlato di Brian De Palma, per esempio, che dice l'altra volta che è così. In effetti il colore di Slasher è così potente, così piatto e violento, al tempo stesso assomiglia molto e ricorda molto quel tipo di immagine, quel tipo di illuminazione, di luce che viene data alle immagini. E io credo, mi domandavo se anche a livello narrativo, comunque, lo stile di Brian De Palma può avere un po' influenzato lo sviluppo della storia. Ora,
vi dico che quella che per me è la differenza fondamentale, nel senso che Charles è un grande narratore, abbiamo detto, che uno che ha un grandissimo controllo dello sviluppo della storia. Invece nei film di Brian De Palma spesso la storia è abbastanza sghemba, storta, incongrua. Si succedono delle scene e non è sempre chiaro quello che sta succedendo e perché c'è un'altra dopo. Sono molto disarmonici come film, in realtà sono affascinanti appunto per questo motivo e disturbanti per questo motivo. Sì. Io penso che i slasher ci siano come entrambe le cose, nel senso che il ritmo continua a essere molto controllato e al tempo stesso però c'è come uno stato di allucinazione, per cui l'alternarsi dei tempi e della storia fa uno strano effetto che un po' disturba, perché sconcerta e disorienta in qualche maniera. E vorrei sapere se anche tu sentivi che c'era questa differenza tra slasher e le altre tue storie, e se qualcosa comunque un po' viene da quelle, dalle influenze che hai avuto prima di disegnarlo e di scriverlo. Yeah, I mean, Brian De Palma was a huge influence. That was my sort of mandate for myself, as I wanted to do a comic that maybe felt like a Brian De Palma movie from 1983. And the colors are very much a part of that. He's just got a great eye, and I love, especially the one with John Travolta, Blowout. Which takes place in Philadelphia. I always conjure up the scene at the end of the movie where the girl is dying and there's it's pitch black, but there's 4th of July fireworks behind them, and it's just one of the most beautiful scenes. And the color was also really influenced by Klaus Janson, who is he's an American cartoonist who worked a lot with Frank Miller. He's most famous for like inking Dark Knight Returns and Daredevil. But in the 80s, he would color a lot of his own work. And I feel like a lot of people don't really see that stuff very much, or it's not talked about. But there's a particular comic called Saint George that he did for Epic Comics, where he did everything in it. The pencils, the inks, and the colors, and it's one of the most beautiful things. And I was able to meet him and tell him how much I love that book, and he laughed at me because nobody ever talks about it. But that was a big influence on the colors for Slasher. Sì, ovviamente Brian De Palma è stata una grandissima influenza nel mio lavoro, e il colore viene anche da questa cosa qua. Mi ricordo la scena del film in cui c'è la ragazza che muore, nello sfondo ci sono i fuochi d'artificio del 4 di luglio, una scena molto potente, per cui i colori, eccetera, il contrasto. I colori vengono anche da Jensen, che è un cartonista, un fumettista che è famoso anche per aver inchiostrato Daredevil. Sono cose che le persone non notano, però per esempio c'è un altro sua opera che si chiama St. George, che ha fatto per Epic Comics, in cui lui ha fatto tutto, dalla matita all'inchiostro al colore, e mi ricordo di averlo incontrato e di avergli detto di questa cosa, che mi piace appunto quest'opera. Lui si è messo a ridere perché non la conosce nessuno. Però comunque sì, l'influenza viene anche da lui. Da Klaus Janson. Nel tuo ultimo libro, I'm Not Okay With This, pubblicato da Fantagraphics e che uscirà l'anno prossimo per 001, c'è ancora una variazione di stile. È come se in quel libro, che è un libro che parla ancora di adolescenza e in maniera decisamente dura e drammatica, e tu hai ancora di più accentuato
l'aspetto, l'avvicinamento a un disegno umoristico, a qualcosa che normalmente associamo al disegno umoristico, alle storie più leggere, più divertenti o delle strisce. È nata così la storia nella tua testa, perché scegliere quel tipo di disegno per raccontare una storia come I'm not okay with this? You're talking about I am not okay with this, that new work. That one I was put on an even another artistic costume. With each project I tend to change up how I draw. With that one I was focusing on E.C. Segar, who drew Popeye. He's one of my very favorite cartoonists. And I think the reason I match up these comedic styles with more serious subject matter is I think it catches the reader off guard. They're not used to seeing complex emotion depicted with the type of drawings like that. And it just works. I'm not exactly sure the science behind it, but it's just something I'm drawn to. Just going in a little bit more to that, about why I change my style so much is because I feel like I'm a styleless cartoonist. I never felt like I found my own voice. So instead of being sad and depressed about that, I decided to take it on as a good thing. So now I embrace drawing whatever way I feel like to suit whatever story I'm drawing, and it keeps things very fresh and fun for me. Sì, io ho indossato per questo I'm not okay with this un nuovo costume, diciamo, artistico, perché io cambio sempre il mio stile per ogni opera che produco, e sono stato molto influenzato da E.C. Segar, che è il mio artista preferito. E semplicemente ho unito uno stile un po' più umoristico con un argomento un po' più importante, e l'ho fatto semplicemente perché questo cattura l'attenzione dei lettori. Vedere queste emozioni così forti raccontate in una maniera un po' diversa, non so come, non so quale scienza ci sia dietro, però funziona questa cosa. E con il fatto che io cambi stile per ogni opera che produco, è semplicemente una cosa che ho accettato. Invece di essere depresso e triste per non avere la mia voce, il mio stile, ho semplicemente deciso di accettarlo e di disegnare in un modo diverso qualsiasi cosa che mi passa per la testa. Che mi sembra anche un'ottima cosa in realtà, perché poi la riconoscibilità della mano e della mente rimangono assolutamente, e però ogni libro effettivamente è diverso. E Elsie Segar, di cui parlava Charles, è l'autore di L'inventore, il primo disegnatore di Braccio di Ferro, di Popeye, e era anche lui, oltre a essere un grande disegnatore, un grande narratore. E in questo nuovo libro vedrete, o forse avete già visto, proprio veramente i nasi che ci sono in Braccio di Ferro, il tipo di posture ci sono in Braccio di Ferro, anche un po' la costruzione della pagina. Okay. E volevo, prima di continuare, in realtà volevo chiedervi se qualcuno ha delle domande, o meglio, volevo chiedervi se ce l'avete, oppure di pensarci intanto a delle domande che così, prima di chiudere, potete farle sui libri. Ora stiamo parlando molto del disegno, però potete fare domande su qualsiasi cosa, ovviamente. Io volevo chiedergli come mai ha sentito l'esigenza di trattare, almeno per queste due storie, argomenti così, fra virgolette, spinosi, cioè sono argomenti difficili da rendere. Come gli è nata l'esigenza? I think a lot of it comes down to
I was, as a teenager, my dad died when I was 11 years old, and I felt... Sorry. Oh, it's okay. It felt like I grew up too quickly, and I sort of saw the world in a different way all of a sudden, especially compared to my friends who were going on with their lives, and all of a sudden I was filled with depression and anxiety. And so those teenage years were very different than I think maybe my brothers had who were older than me. I was dealing with a lot of mental anxiety and illness, and so it's a time where I was just passionate, I was bored, I was frustrated, and I think I keep going back to that time in my stories because it's probably a little therapeutic. I'm running over it over and over and over and over again, trying to explain those feelings I have and put them on the page. And it's, you know, it after doing it for about 10 years, it does kind of, I'm starting to feel much better about that time in my life, not so regretful. Yeah, it's working. Comics is therapeutic. I never thought it actually was, but it can be. Sì, io come da adolescente ho avuto un'adolescenza piuttosto difficile. Mio padre se n'è andato, è morto quando avevo 11 anni e quindi sono cresciuto troppo velocemente, diciamo, rispetto a tutti i miei amici che invece hanno vissuto la loro adolescenza in un altro modo. Io l'ho vissuta invece tra le braccia, diciamo, della depressione, dell'ansia e quindi gli altri adolescenti erano completamente diversi da me e da mio fratello. E ho preso tutta questa noia, questa frustrazione, queste sensazioni e le ho messe su carta semplicemente. Continuo a ritornare a quel periodo e lo trovo terapeutico. E continuo a ritornarci ancora e ancora per cercare di spiegare, dare una spiegazione a quelle sensazioni che avevo quando ero un adolescente. Lo sto facendo da 10 anni e sinceramente mi sento molto meglio, penso che stia funzionando. Non avrei mai creduto che il fumetto potesse essere così terapeutico, invece lo è. Beh, questo lo è anche per chi lo legge, eh? Non è solo per chi lo fa, esatto. Perché leggendo fumetti molto spesso ci si può immedesimare in quello che si legge e vedere descritte da altre persone, magari da persone, in questo caso gli autori, può essere lui come altri, che vivono le sensazioni come anche noi le viviamo. È questo che è importante nella lettura del fumetto. E infatti volevo anche chiedergli, che giustamente dice per lui è terapeutico, se si sente mai, diciamo, un attimino investito dell'importanza, anche un po' della responsabilità di ciò che scrive, tenendo conto che altre persone lo leggeranno, magari anche giovani. Do I feel responsible? I mean, it's hard not to. I think my belief is that it's not that I'm not responsible for the effect on them, but I hope that I know for me, when I was that age, when I found artwork, even if it was disturbing to most people, it still, when it spoke my language and was telling my story, as how I understood the world, it made me feel not alone all of a sudden, which I think can be very powerful for young people. And with the television show having such a wide audience, I get messages from teenagers from all over the world, and they connect very strongly with the show. And it's not something I ever expected, but it's I think it shows that I was able to capture what it feels like to be a teenager, and that's probably the best reward for making art, is to know that the feeling you're creating is valid and that people are relating to it. È difficile non essere responsabile, non sentirsi responsabile per quello che si scrive. Sinceramente io non mi sento responsabile per l'effetto che ho sulle persone.
spero semplicemente di far provare quello che, di far capire quello che ho provato, no? Perché comunque quando, come ho detto prima, quando avevo l'età, la loro età, l'età degli adolescenti, quando ero un adolescente avevo queste sensazioni, diciamo, disturbanti, di cui ho parlato poi nella mia storia. Io semplicemente volevo raccontare la mia storia perché questo non mi, mi faceva sentire da solo. È una cosa molto potente. E per quanto riguarda da quando c'è il mio show, da quando è stato creato la serie TV, ricevo moltissimi messaggi da molti ragazzi che mi dicono di essersi sentiti rispecchiati in questo show, in questa serie TV. E questo dimostra che sono stato in grado di cogliere che cosa vuol dire essere un adolescente, e questa è la cosa che mi fa stare meglio, perché sono riuscito a fare quello che volevo fare. Scrivere graphic novel, fumetti, chiamiamoli come vogliamo, è nato come esigenza o perché anche lui, cioè in modo naturale, perché lui disegnava già, o perché era un lettore di fumetti o magari lo è tuttora? No, it didn't come naturally to me. I don't consider myself a naturally gifted artist. The skills I do have, it comes from repetition and doing it every day, sitting down and working every day until I gathered up, you know, the necessary tools to be able to tell a story. And a lot of that came from, I went to a comic book training school called the Center for Cartoon Studies. And that was basically a 2-year intensive program that made me pump out hundreds of pages. And I think I probably distilled like 5 years of work into those 2 years. And it really set me on a course to be constantly producing and gave me the confidence to say I'm a cartoonist, which I wouldn't dare say before. No, non è una cosa che è stata naturale per me. Non mi considero un artista naturale, un artista nato, diciamo. E il mio lavoro viene dalla costante ripetizione delle stesse cose ogni giorno. Lo faccio e le ripeto fino a che non arrivo a ottenere quello che voglio per raccontare una storia. Sono andato a una scuola per fumetti che si chiama Center for Cartoon Study. È stato un programma intensivo di 2 anni e ho dovuto lavorare tantissimo, ho fatto 5 anni di lavoro in 2, diciamo, per farvi capire, per farvi avere un'idea. E lì questo percorso è stato talmente intenso che mi ha dato la fiducia di poter chiamarmi, autodefinirmi artista o comunque fumettista. Volevo ritornare su quello che dicevate prima con Paola, era la capacità di Forsman di raccontare gli adolescenti. È assolutamente vero, ma c'è anche un'altra capacità che non è così comune comunque tra gli autori di fumetti o tra gli scrittori in generale maschi, che è quella di saper raccontare bene, con spessore, i personaggi femminili. Ci sono tanti grandissimi autori che fanno cose meravigliose ma che hanno dei personaggi femminili deboli e non così veri, non così credibili. Forsman racconta con la stessa profondità, io credo, i personaggi maschili come quelli femminili. Volevo sapere se per lui è una cosa naturale scegliere il genere di un personaggio, e il personaggio nasce in questo modo, o se c'è una motivazione precisa o un pensiero dietro questo. Yeah, when I first started out making comics, I was terrified to write female characters. I thought I wouldn't be able to do it, and I didn't want to offend females and depicting them in a way that didn't feel correct. But what I decided was that
what hopefully is a feminist stance is that they're just humans, just like men are. So what I did is I just wrote them as I would a man, as a human, and that's kind of what let me sort of unsheathe that fear and just write them as people and not as an alien being or anything, because they all feel and hurt and are scared and angry, just like anyone. So that's how I approach it. E sinceramente all'inizio ero terrorizzato dall'idea di dover rappresentare anche personaggi femminili, e perché non volevo offendere nessuno, non volevo disegnare personaggi femminili in un modo non corretto. Però poi ho deciso, da femminista quale sono, che semplicemente mi sono messo in testa che sono semplicemente esseri umani, sono come gli uomini, uguale, e questo pensiero mi ha aiutato a superare questa paura e semplicemente a non vederle più come alieni, esseri alieni, ma come persone umane, esseri umani, e come tutti possono essere anche loro forti, possono essere spaventate, arrabbiate, e semplicemente ho deciso di iniziare a disegnarle. Che è un processo, un ragionamento che credo vada a completare anche la domanda di prima sulla responsabilità. Nel senso che quando un autore che studia molto, abbiamo capito, si pone questa serie di problemi per l'ora prima di mettersi al lavoro, credo che poi la responsabilità principale di un autore sia questa qua, nei confronti di quello che fa, di quello che sta facendo, comunque, della verità di quello che sta facendo. Io volevo chiedergli, ora che ha visto il suo lavoro trasformato in serie TV, se per caso gli fosse venuta la voglia di provare a fare lui il regista o lo sceneggiatore di una serie TV o di un film, ecco, di spostarsi nel cinematografico. Yeah, that's the temptation is definitely there, because all of a sudden because of the show, I have contacts with people in Hollywood that I never would have had in a million years. So, and I love film. I don't think I have the personality to be a director, because you have to be in charge of a whole crew and be able to tell people what to do. That's why I do comics. It's just me, and I just have to answer to myself. so it's sort of the opposite of that. But I do think about writing a script. I think that would be a very interesting pursuit. And I'd like to, my older brother Zach is a filmmaker, and I would love to make a movie with him someday. I think that would be fun to collaborate with my brother. La tentazione c'è, semplicemente anche perché adesso ho contatti con il mondo di Hollywood che non avrei mai avuto se non fosse successo appunto questo della serie di The End of the Fucking World, però non penso di avere la personalità adatta, perché comunque per essere un regista bisogna anche saper dirigere anche un gruppo di persone, e invece il mio lavoro è un lavoro molto solitario, quindi esattamente l'opposto. E penso però a scrivere una sceneggiatura, sarebbe molto interessante, e mi piacerebbe molto collaborare con mio fratello, che è un regista, e penso che sarebbe molto divertente collaborare con lui in futuro. With that said, I am a cartoonist for life, though. It is the thing I have chosen, and it's chosen me, so I'm doing it for the rest of my life. Detto questo, io sarò un fumettista a vita, è la cosa che ho scelto e che ha scelto me, quindi io sarò questo comunque. Ci sono altre domande? Dal pubblico? Sì, no, credo che
Charles stia dimostrando proprio di essere un fumettista a vita, nel senso anche nella maniera in cui sta vivendo comunque il successo della serie televisiva. E volevo chiederti però, sempre riguardo alla serie, un'ultima cosa, un dubbio che, per quanto uno mantenga il distacco comunque, quella è la serie e questo è il mio libro, c'è comunque un effetto immediato, istintivo, che si prova nel momento in cui magari vedi dei volti e dei movimenti non tuoi, non fatti da te, ai tuoi personaggi. Proprio, ragionando anche su quello che dicevi prima riguardo l'identificazione, l'importante di essere essenziali nel segno, nel momento in cui hai visto le tue figure, le tue icone incarnate in qualche maniera, che effetto faceva? Honestly, it was electricity to see. I mean, Jessica Barden, who played Alyssa, is now one of my favorite actors in the world. I mean, obviously because she's in that show, but me and my girlfriend got to go on set and meet her and hang out with the cast and crew, and when I think of Alyssa now, it's her. You know, she really embodied that character. And it was a feeling unlike any other that I never expected to have. One funny moment on set was they were reciting lines, and I turned to my girlfriend Melissa. I said, "Hey, that's a pretty good line. That was funny." And then she hit me and said, "You wrote that," and I kind of forgot that a bunch of these lines are making their way into the show, and so that was, it's still crazy. And everything they changed and added, I mean, I'm a big fan of the show, and I was jealous of everything the writer Charlie Covell added, especially the two detective characters. I wished I had thought them up, and they were in my book, but so I'll take that as a gift. And Quindi per me è elettrizzante, semplicemente è stato elettrizzante perché Jessica Barden è una delle mie attrici preferite. Ho avuto anche l'opportunità di conoscere lei e tutto il resto del cast insieme alla mia ragazza quando siamo andati sul set, e semplicemente lei è perfetta per quel ruolo e non me lo sarei mai aspettato. E una volta eravamo lì mentre loro stavano provando la scena e io ho detto alla mia ragazza: "Oh, che battuta fantastica." Lei mi ha dato una gomitata dicendomi: "L'hai scritta tu questa battuta." E quindi semplicemente mi tendo anche a dimenticarmi che comunque lo show viene dal mio libro, è assurdo, e tutto quello che hanno aggiunto, che hanno cambiato, non mi dispiace, perché sono grandissimo fan dello show e sono anche geloso perché di alcune idee che hanno avuto, per esempio quello di aggiungere due detective, perché mi sarebbe piaciuto arrivarci io stesso al personaggio. Volevo chiedergli, dato che la sua graphic novel è diventata una serie TV, ha pensato di fare invece un personaggio, più di uno, per una serie a fumetti? Magari creare proprio un personaggio seriale? Based on the show? Yeah, I've tried that actually. I did this book called Revenger, which when I started it, I wanted to be ongoing for a long time, you know, do like 100 issues of it. But I think I found out quickly that I'm just not that type of storyteller. I prefer finite stories that have a beginning, middle, and end. So it does cross my mind. I love serialization. I love telling stories that way. But I like to keep it short. I get too bored with drawing the same thing.
Sì, in realtà ci ho provato con Revenger, però all'inizio, perché all'inizio volevo che fosse una cosa che andava avanti poi per molti numeri, ma a un certo punto mi sono reso conto di non essere quel tipo di fumettista, di contastorie, e non semplicemente volevo, riesco meglio a fare storie che hanno un inizio e una fine, molto brevi, e quindi mi piace appunto rimanere sulle storie brevi. Credo che siamo quasi in chiusura, vero? Ancora, abbiamo ancora 5 minuti, poco tempo. C'è qualcuno che ha una domanda? No, ero rimasto, ora abbiamo citato dei nomi, Schulz, Seagar, quella Klaus Janson e quella storia, e volevo sapere se, pensando al disegno, ma in generale, se c'è qualche nome di autore del presente o del passato che per te è stato importante, ma che ti sentiresti anche di dire che è importante leggere ora, che consiglieresti, insomma. Yeah, I don't know how popular he was here, but there's a cartoonist, Jorge Zeffino. Have you ever heard of him? Zeffino. Yeah. Okay. Zeffino. Zeffino. Zeffino, like that. Okay. He's from, I think he was from Argentina. Yes. But he, a lot of his comics aren't available in America, but he did, probably for about 5 years, he worked in American mainstream comics, for Marvel comics mainly. And that work is, when I discovered that a couple years ago, my friends introduced me to it, I was just blown away. It's some of my, it really influenced one of my other books, Revenger. And he is just, and he died very young, which is unfortunate. So he's not around anymore, but he's someone I would seek out. I have no idea if anything's in Italian or has been published here by him. But yeah, that's someone I'd recommend. It's kind of a deep cut, as we say. Sì, non so se qua in Italia lo conoscete, si chiama Jorge Zeffino, era argentino, e per molte delle sue opere non sono disponibili negli Stati Uniti, però per 5 anni ha lavorato negli Stati Uniti anche per, soprattutto per la Marvel. Io l'ho conosciuto un paio d'anni fa quando un mio amico me lo ha fatto conoscere e semplicemente sono stato travolto dalle sue opere, e che sicuramente hanno influenzato anche il mio lavoro Revenger. Purtroppo è morto molto giovane, quindi non c'è più. Però sono opere che consiglierei, non so se ci sono qua in Italia, se sono disponibili, ma sono sicuramente, lui è uno di quelli che consiglierei molto. Le cose per la Marvel, sì, quelle perlomeno si trovano comunque, insomma, cose. Marvel, yes. Oh, ok, cool, yes, good, sì, good. Quelle sì. Non so, io credo che possiamo... No, vorrei fargli invece l'ultima domanda, d'obbligo, sì, diciamo, sì, okay, che si fa sempre a tutti gli autori stranieri, che magari è la prima volta che vengono. Cosa pensa della manifestazione di Lucca Comics e come si è trovato, come la vive? Oh, I love it here. I don't want to go home. This is... they don't do festivals like this in America, and boy, I wish they would, because this is the way to do it, with spread over a beautiful city. Having all the sections and tents spread around the city is just, it's so much better than being stuck in a big, sterile building and smooshed in with too many people. And just the international feel, just all the artists from all over the world coming here is just the greatest, and I am so, so honored to be here. I feel very lucky, and I'm trying to take it all in so I don't forget it, you know, in case I never get to come back. I love it here. Sì, no. Ok.
perché no, semplicemente adoro, adoro essere qua, non voglio tornare a casa perché da noi non fanno festival del genere, semplicemente è bellissimo avere tutto così un po' sparpagliato per questa bellissima città, è sicuramente meglio di avere una convention chiusi in un edificio e è bella anche la sensazione di internazionalità che c'è in questo festival, persone da tutto il mondo che vengono qua, quindi sono veramente onorato e mi sento veramente fortunato ad essere qua e sto cercando di prendere tutto per non dimenticarlo in caso non dovessi ritornare. Grazie. Grazie. Allora, grazie a voi per l'attenzione e grazie a Charles Forsman della sua presenza. Buon divertimento nelle ultime ore di manifestazione.